Insta360 One RS versus One R versus Hero 10 Black. Chi vincerà? Che poi non è detto che debba esserci per forza un vincitore, ma io so benissimo che voi su questo canale volete vedere il sangue, questi due titani che si scontrano. Quindi ciao, bentornati a chi bazzica già su questi schermi e benvenuti ai nuovi. Io sono Giuseppe, su questo canale mi occupo di creazione di contenuti e sì, trovate tanti video che riguardano l'action cam, una grande passione, poi sono fondamentalmente degli strumenti che servono a creare contenuti. Quindi se volete vedere altri video del genere, qui trovate il pulsante per iscrivervi al canale e attivate la campanellina, così YouTube vi notifica quando esce un nuovo video. Allora, chiaramente stiamo per vedere la comparativa tra queste telecamere, non è una recensione della One RS perché l'ho già fatta, vi lascio il video qui linkato nelle schede, quindi se non avete visto la recensione recuperatevi quella e poi tornate qui a vedere la comparativa fra queste immagini. Questo video sarà diviso in due parti. Nella seconda parte, sì, vi dico direttamente la seconda, nella seconda parte vi lascerò qualche clip e qualche foto in più, così che possiate valutare voi stessi con i vostri stessi occhi meglio a schermo intero. Vi lascio chiaramente tutti i parametri di scatto. In questa prima parte invece giocheremo insieme al famosissimo quiz riconosci la One RS rispetto alle altre telecamere. Mi invento sempre così i nomi di questi quiz, prima o poi dovrò trovare un nome che possa chiamarsi tale e non inventare ste schifezze. Ma spiego il gioco per chi si fosse collegato adesso appunto su questo canale. Quelle che vedete qui nelle grafiche sono due clip o due foto, che a seconda della casistica, una lato sinistro e lato destro, quindi A e B. Voi dovete semplicemente indovinare insieme a me, giochiamo insieme, indovinare quale delle due clip o foto è stata realizzata con la One RS. Io chiaramente non vi influenzerò, anche perché sinceramente non me lo ricordo più, sono tutte in ordine sparso. E poi ci sarà un countdown, avete il tempo per fare la vostra scelta, se A o B, e poi nella seconda parte, nella seconda clip, diciamo, alla fine del countdown, chiaramente vi svelerò quale delle due clip, lo scoprirò anch'io, perché ripeto, non me lo ricordo, è stata fatta con quale telecamera, e vi metterò chiaramente anche i parametri di scatto. Quindi partiamo immediatamente con il quiz. Allora, scena campestre con questo bel violetto, molto belli i colori in entrambi, sulla sinistra mi sembrano un po' più caldi, ecco, mettiamola così. Ok, quindi sulla sinistra One RS, sulla destra GoPro Hero 10, ovviamente sì, colore vivid. Io non sono, il vivid non lo uso quasi mai, preferisco registrare sempre in flat. Oh, bellissima situazione di controluce, bella, partiamo subito a bomba con una roba difficile. Allora, sulla sinistra mi sembra che ci sia un po', qualche fogliolina si perda. Non lo so, è roba di poco. Vabbè, sulla destra la One RS, sinistra Hero 10. Sulla destra mi sembra che qualche foglia sia un po' più visibile in controluce. Situazione difficile, forte controluce. Ancora una volta, altra immagine. Qui faccio veramente, veramente fatica a capire, a vedere differenze. Non ne ho la più pallida idea. Sulla destra mi sembra che sia un po' più... sia un po' più grana sulla destra. Ok, sulla destra One R, sulla sinistra One RS, chiaramente, esatto, sono due immagini, queste fatte in log, quindi profilo molto molto piatto, ma veramente poche differenze, devo essere sincero, sempre stabilizzazione spenta, chiaramente le immagini da ferme sono sempre con stabilizzazione spenta, cioè sul treppiede. E allora, altra situazione in cui mi sembra chiaramente un flat, un'immagine flat. Vabbè, ok, sulla destra la One RS, in cui chiaramente il log, profilo log fantastico, lo so che non lo vedete molto colorato, ma è perché è così che deve essere, quindi super lavorabile. In realtà la GoPro un log non ce l'ha mai avuto vero e proprio. Attenzione, altra situazione. Allora, qui, a parte i colori sempre molto belli, ma sulla sinistra c'è le alte luci completamente sovraesposte. Eh sì, sinistra Hero 10, destra RS, guardate lì sul terreno come completamente sovraesposta quella parte, quasi praticamente non si vede più nulla. Oh, due dettagli su questi bei fiorellini di campo. Boh, anche qui veramente faccio ho difficoltà a capire la differenza. Sulla destra la One R, sulla sinistra, quindi sinistra One RS, sulla sinistra, boh, non vedo particolari differenze. Oh, questa è una foto, finalmente una fotografia. E beh, raga, boh, qui mi sembra a me sembra evidente, non lo so, non vi voglio influenzare, però mi concentro sulle ombre. Esatto, infatti, sulla destra la One RS, guardate come il range dinamico sia molto, sia maggiore sulla One RS rispetto alla 10. Stabilizzazione, allora,
Boh, molto buona in entrambi i casi. Mi sembra un po' che sfarfalli sulla destra, non lo so. Ok, sinistra One RS, Hero 10 sulla destra. Boh, non lo so, la vedo un po' sfarfallante, ditemi voi, non saprei. Oh, mia figlia che corre, A e B. Sulla destra mi sembrano un po' più caldi i colori che sulla sinistra. Stabilizzazione pazzesca. Io corro mia figlia e qui con la telecamera bassa. Stabilizzazione pazzesca. Ok, entrambe sono Insta360. La RS sulla destra, quindi colori un po' più caldi. Direi un po' più, vabbè, qui il bilanciamento del bianco automatico sicuramente, infatti Vivid Color peraltro. Stabilizzazione attiva chiaramente, 45 gradi blocco dell'orizzonte. Qui c'è mia moglie che fa questa verticale difficile perché faccio un orbit attorno a mia moglie che sta facendo questa bellissima verticale. Stabilizzazione da paura in entrambi. Guardate però come i dettagli nella tovaglia sulla clip. Guardate, è ok, sulla sinistra RS, sulla destra la GoPro 10. Guardate come sulla tovaglia della 10, praticamente, guardi, non ci sono più quadrati, i quadrettini della tovaglia si perdono, cioè non c'è, è tutto bianco. Una sovraesposizione incredibile sulle alte luci per la GoPro 10. Non ce n'è più? Non ce n'è più. Allora, boh, un paio di considerazioni, così, a caldo. Allora, a me sinceramente, sul profilo log non c'è storia. Le immagini log della One RS per quanto mi riguarda sono anni luce avanti, ma perché banalmente, ripeto, non è che ci deve essere per forza il vincitore. Ecco, sul discorso del log, la GoPro un log non ce l'ha mai avuto, un log vero e proprio, quindi a me servono immagini fortemente lavorabili in post produzione, preferisco registrare il log. Magari è una cosa mia, boh, ditemi la vostra magari qua sotto nei commenti. Allora mi sembra di vedere comunque che la GoPro abbia delle immagini un po' più crispy, che attenzione non significa più nitide, perché poi c'è tutto il discorso sulla densità del sensore, quanto sono impastati sti pixel, ok? Sulla controluce mi è sembrato che la One RS sia un po' più abbia risultati migliori, anche se di poco, ma mi sembrava che nelle foglioline, poi magari voi portate indietro il video, ve lo riguardate, sulle foglioline c'era un po' più, qualche fogliolina in più conservata meglio nella controluce della One RS piuttosto che della Hero 10, ma è assolutamente emblematico il terreno completamente sovraesposto in quella clip che abbiamo visto, e anche la tovaglia completamente sovraesposta nelle alte luci, cioè praticamente tutto bianco, non c'è più informazione, lì si perdono tutti i quadrati. Invece guardate come la RS, guardo qui perché ce l'ho sul tablet ancora ferma l'immagine, la One RS bilancia molto meglio alte luci e basse luci, questo indica il fatto che il sensore abbia una gamma dinamica superiore, indubbiamente superiore. Poi vabbè, sono registrate entrambe in Vivid, ma si vedeva anche comunque nella fotografia scattata sulle ombre di quegli alberi, fatta invece in profilo diciamo standard senza il Vivid. Nulla, queste sono le considerazioni che posso fare io. Fatemi sapere voi se le avete indovinate tutte quante. Avete visto qualcosa che a me è sfuggita? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Prima di mostrarvi adesso quest'altra carrellata di immagini, così vi potete fare meglio, ancora di più, idea sulla qualità, sui dettagli, sulle questioni che più vi possono interessare, prima quindi di lasciarvi al proseguo delle immagini e delle foto, vi ricordo ancora una volta che se è la prima volta che vedete questa faccia, qui trovate il pulsante per iscrivervi a questo canale, attivate la campanellina così YouTube vi notifica quando ci sono nuovi video arrivo. In generale, se volete vedere video che riguardano la creazione di contenuti e sì, chiaramente anche le action cam, sono una costola dei contenuti che porto su questo canale. Seguitemi sui social se vi fa piacere, vi lascio sotto in descrizione, quindi rimando nelle grafiche tutti i link al mio Instagram, pagina Facebook, Telegram, dove volete. Mi potete anche scrivere in privato se avete bisogno di informazioni. Condividete il video, mettete like, supportate il mio lavoro, mi raccomando, e quindi buona visione con il resto delle immagini. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!
Bravissima. Grazie.